Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e strani aggeggi che trasformano i PC in console anni 90. Oggi voglio parlarvi di uno dei miei recenti acquisti, il GB Operator, un oggettino molto interessante che sono sicuro potrà tornare parecchio utile sia ai collezionisti che agli appassionati dell'era Game Boy e del retro gaming in generale. Prima di scoprire insieme il potenziale dell'Operator, vi invito come al solito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, anche solo lasciare un like mi dà un aiuto incredibile, quindi che aspettate? Do it for Poro! Se poi volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, vi potete abbonare al Poreon, il Patreon dei Poracci. Se siete interessati trovate tutte le informazioni in un link in descrizione. Iniziamo! Negli ultimi anni il mercato è stato letteralmente invaso da piattaforme che consentono di dare una seconda vita alle vecchie console tramite una modernizzazione degli hardware originali. In questo settore, sempre più affollato, è entrata anche Epilog, che con la sua prima periferica, il GB Operator, ha intenzione di proporre un device in grado di esercitare un grande appeal verso i nostalgici della storica portatile Nintendo. Come andremo a vedere, in realtà questo apparecchio può tornare utile in diverse situazioni e nonostante il suo costo ridotto e la facilità di utilizzo, consente di sfruttare appieno la propria collezione di cartucce Game Boy. Partiamo quindi dal principio. Cos'è il GB Operator? Il GB Operator è molto semplicemente uno slot per cartucce Game Boy da collegare al PC tramite USB-C. La periferica va associata a un software gratuito, l'Epilog Operator, compatibile sia con PC che con Mac e anche Linux. La funzione primaria dell'Operator è quella di utilizzare le proprie cartucce Game Boy su computer e non solo l'operazione è estremamente semplice da eseguire, ma in più questo device permette di fare tante altre cose che vanno oltre il semplice gioco. Partiamo dalle basi. La periferica è compatibile con tutta la linea evolutiva del Game Boy e offre il pieno supporto a tutte le varianti regionali dei giochi Game Boy Color e Game Boy Advance. L'operator è plug and play e una volta effettuata la connessione tramite USB-C, il software riconoscerà immediatamente il gioco inserito, fornendo al giocatore una rapida panoramica della cassetta. Avremo così alcune informazioni importanti come nome del gioco, versione regionale, nome dello sviluppatore e anche una breve sinossi sulla storia del titolo. L'informazione più preziosa è però, senza dubbio, l'indicazione se si tratti di una cartuccia originale o meno. Il software è infatti in grado di riconoscere gran parte delle copie bootleg e segnalerà prontamente se il gioco in questione sarà ufficiale oppure una ROM posizionata su una cartuccia contraffatta. Capite quindi che già così l'Operator diventa una vera e propria manna dal cielo per i collezionisti. Chi è appassionato della console Nintendo saprà benissimo che il Game Boy è una delle console dove girano più falsi in assoluto e molto spesso è difficile distinguere un originale da un repro e solo un occhio esperto o un'ispezione dei circuiti interni della cartuccia possono dare una risposta definitiva. Il GB Operator diventa quindi un ottimo investimento se si ha intenzione di iniziare a collezionare seriamente per Game Boy e non si ha voglia di rimanere fregati su eBay. Ma il suo potenziale non si esaurisce di certo qui. Intanto partiamo dall'emulazione. L'Epilog Operator si appoggia sull'emulatore MGBA, che offre un'ottima resa degli hardware originali senza particolari problematiche da segnalare per quanto riguarda audio e video. Ottimo anche il supporto per controller esterni e la possibilità di rimappare i vari tasti per trovare il layout che più ci risulta comodo. Peccato solo che il software sia in versione beta e mancano ancora la possibilità di rimappare i comandi da tastiera, le impostazioni personalizzate audio e video e anche il supporto ai cheat. Tutte funzioni che però è stato promesso verranno aggiunte a breve. Inoltre, i più smanettoni saranno felici di sapere che è possibile cambiare il core di riferimento e far interfacciare il programma con altri emulatori in sostituzione dell'MGBA, lasciando così un'ampia possibilità di personalizzazione dell'esperienza agli utenti più esperti. È interessante notare che al primo avvio di una cartuccia il software si prende qualche secondo di caricamento per creare una ROM istantanea della cartuccia e permettere così di giocare senza appoggiarsi direttamente al supporto fisico, evitando così problemi dettati da disconnessioni improvvise causate dai contatti ballerini delle cartucce più datate. Una volta terminata la sessione di gioco, il software ci chiederà se vorremmo sovrascrivere i salvataggi fatti da emulatore nella memoria della cassetta, rendendo così possibile continuare la propria partita anche su hardware originale. Ma proprio questa capacità di innestare i salvataggi fatti su computer, su cartuccia originale, è forse l'aspetto che trovo più affascinante dell'Operator.
che da semplice strumento per l'emulazione diventa una vera e propria risorsa fondamentale per l'organizzazione e la preservazione della propria collezione. È infatti nella sezione Data che troveremo alcune delle funzioni più avanzate. Innanzitutto con Download Game sarà possibile creare ROM dei propri giochi, dando così la possibilità di organizzare la propria libreria in una sorta di cassaforte virtuale. L'operazione di dumping consente inoltre di fare un controllo sull'integrità della cartuccia, altro fattore fondamentale se si vuole essere sicuri al 100% di non essere stati fregati con l'acquisto di un gioco danneggiato. Con Upload Game è invece possibile inserire le proprie ROM all'interno di cartucce non riscrivibili, dando così la possibilità di creare ROM hack o giochi completamente inediti agli sviluppatori che vogliono confrontarsi con l'ecosistema Game Boy. Chissà, magari dopo Good Boy Galaxy il vostro progetto potrebbe essere il prossimo Kickstarter di successo. Ma è con la possibilità di esportare i salvataggi su PC e importarne di nuovi su cartuccia che si elimina uno dei più grandi colli di bottiglia del videogiocare su Game Boy, la durata delle batterie tampone. A molti di voi sarà capitato di essere in possesso di cartucce Game Boy che improvvisamente, tra una sessione e l'altra del gioco, smettono di conservare i salvataggi. Questo perché all'epoca, per immagazzinare i dati di salvataggio all'interno delle cartucce, si utilizzavano delle batterie tampone. Una soluzione comoda e poco costosa, ma che col tempo presenta dei problemi, perché queste batterie tendono a deteriorarsi e poi a non funzionare più, rendendo così impossibile salvare i propri progressi. Grazie a Download Upload Save sarà così possibile non solo mettere a riparo i propri salvataggi dalla morte della batteria, ma anche trasferire le partite da una cartuccia all'altra, o magari, sempre per i più esperti, modificare le informazioni al suo interno per creare dei save state fatti su misura. Poi, se siete dei veri Game Boy nerd, potete addirittura esportare le foto fatte con la Game Boy Camera in dei file su PC e ammirare così i minuscoli ma piccolissimi passi fatti dalla fotografia digitale in una trentina di anni. Prima di chiudere questa mini recensione vorrei però spendere due parole sul packaging e il design, due fattori altrettanto importanti. La facilità di utilizzo dell'operator si riflette in un packaging di cartone semplice ed essenziale, che riporta all'interno del coperchio superiore una vera e propria dichiarazione di intenti. L'obiettivo di Epilogue risiede nella preservazione della storia del videogioco e direi che come primo esperimento questo GB Operator è un successo sotto tutti i punti di vista. Ho apprezzato anche la scelta di design di rendere la scocca trasparente e illuminarla con un solo LED, forse leggermente troppo aggressivo. In generale però la periferica è compatta, leggera ed elegante, non sfigura di certo su una scrivania da lavoro. Se devo trovare proprio due piccole critiche al progetto, la prima risiede nella mancanza di alcune feature del software ancora in fase di beta, la seconda in una qualità costruttiva un po' ballerina, non aiutata dalla trasparenza della scocca. Ogni volta che si inserisce la cartuccia si ha l'impressione di vedere qualche movimento di troppo. Inoltre, non sempre le cassette sono state riconosciute al primo colpo, ma questo penso sia più un problema dei contatti delle cartucce ormai vecchi e in parte ossidati. Al netto di queste problematiche, per $50, quindi per meno di 50 euro, il GB Operator è un acquisto che mi sento di consigliare a tutti quelli che vogliono espandere, organizzare e preservare la propria collezione di giochi Game Boy. Se poi siete degli smanettoni potrete sfruttare al 110% il GB Operator, rendendolo una periferica essenziale nelle vostre scorribande a tema retro gaming portatile. Io voglio sapere la vostra qua sotto nei commenti. Che ne pensate di questa periferica? Vi è mai passato per la testa di sfruttare le vostre retro console tramite device del genere? Tante domande che aspettano la vostra risposta. Noi ci vediamo non domani perché sarò fuori per lavoro, presto saprete cosa andrò a fare, ma proverò comunque a pubblicare uno o due shorts qua sul canale. In ogni caso, ci vediamo giovedì. Voi fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Poro GB, Michele Operator, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Analog o analog?